Ragionier Botta, buongiorno. O posso chiamarti Ernesto? Sono Laura Liprandi. Mio zio non ti ha avvisato. Da oggi lavorerò con te. È corretto dire che il personaggio interpretato da Sara è il più inquietante di questo film, un film che chiude, se stiamo raccontando un dramma, il fatto che lei rappresenti il futuro ci fa essere veramente pessimisti, perché è una tragedia, cioè un personaggio che studia in America, poi lavora per una grande banca e poi finisce per seppellire i gioielli in giardino come la peggiore delle tradizioni. Beh, insomma, è una interessante chiave di lettura che in parte condivido, nel senso che l'inquietudine, credo, di questo personaggio è anche la mancanza, se vuoi, di cattiveria e calcolo rispetto a queste cose, cioè è la naturalezza con la quale un certo tipo di azioni vengono compiute. È come se lei fosse il prodotto finito di una forma educativa che è passata talmente in modo potente e prepotente da far compiere certe azioni senza avere la percezione in qualche modo di ciò che si sta facendo, cioè senza cogliere l'elemento dell'illecito, è quella forma, tra l'altro, con anche quel po' di arroganza che spesso in questo periodo funziona molto, perché è spesso qualcosa che cela, cioè, come dire, che può passare come competenza o conoscenza, senza necessariamente avere né l'una né l'altra, e quindi in qualche modo si può racchiudere una sorta di morbosa e perversa modernità. E come hai affrontato questa responsabilità di essere la cattiva coscienza, nel senso peggiore del termine, di questo film, in maniera così poi affascinante e seducente? Ma non senza una mia personale coscienza, innanzitutto, non ho fatto un'analisi, è stato anche divertente da un certo punto di vista poter affrontare un personaggio del genere. Non volevo renderla una piccola macchietta, non volevo che fosse la cattiva e ho cercato di darle tante piccole sfumature e mantenere quella semplicità nel scegliere di fare cose magari non moralmente giustissime o di nascondere i gioielli in giardino, insomma, farlo con... mi piace molto il modo in cui lo fa, come se fosse una cosa estremamente normale e naturale. In un film dove non ci sono buoni e cattivi conclamati, dove si è tutti al tempo stesso un po' vittime ma anche un po' carnefici, l'impressione che si ha guardando il gioiellino è di vedere uno specchio molto tranquillo ma anche letale della nostra società. Come sei riuscito ad usare tutti questi equilibri? Perché è vero che c'è un'ispirazione reale, ma il film è un film di finzione. Però è anche vero che quello che tu racconti è una visione assolutamente sconcertante e così che fa indignare, forse un termine un po' desueto rispetto alla realtà che viviamo. Ma credo paradossalmente che questo risultato lo si sia ottenuto, se così è, anche cercando di rendere il più complesse possibili questi personaggi, no? Appunto, più ci si allontanava, credo io, da un'idea più macchiettistica, appunto, della narrazione rispetto appunto ai cattivi, più quindi si aggiungeva una dimensione complessa e più quell'agire in qualche modo inquieta, perché probabilmente è il frutto non di una mente malata, non so come dire, non di qualcuno che una volta che lo prendi e lo rinchiudi da qualche parte hai risolto il problema, ma di un prodotto finale di una
di una cultura, una sottocultura, di una filosofia, di un modo di intendere il presente e di un modo di gestire il potere, qualsiasi posizione di potere si abbia, che è finalizzata a, come dire, che non ha finalità collettive sociali, anche se poi tutto quello che fanno i nostri personaggi lo mascherano e lo impacchettano con una presunzione di elargizione di valori e di benessere diffuso, insomma. In questo senso c'è un'ispirazione che hai avuto per questa bella e brava ragazza che invece è un personaggio così spaventoso, poi alla fine è anche un po' sola? Non un'ispirazione in particolare, non c'è stata un tipo di donna su cui io mi sono basata. Ho cercato di, raccogliendo varie informazioni, di creare quello che su di me era la cosa più credibile, anche seguendo indicazioni di Andrea e comunque quello che leggevo in sceneggiatura. Mi sono preparata per un lungo periodo sul cercare di creare, volevo che fosse vera e quindi che avesse tantissime sfumature belle, brutte, positive e negative. Where exactly you want to be left? Cosa ha detto? I don't know. Ma dove cazzo è sta banca? È questa.